da questa che mi ha colpito molto, che è proprio un po' la tua dichiarazione di poetica. Poi naturalmente Vincenzo, tu anche sei delle poesie particolari che vuoi che legga, che vuoi commentare, per carità, siamo qua tutti e due, quindi, che è la poesia è come un esorcismo, che a me veramente è piaciuta tantissimo, perché dà l'idea di che cosa non deve essere. La poesia, bene? La poesia è come un esorcismo. Se trovi le parole misteriose, ardue e rare purtroppo, potrai cacciare il demone dal petto. La poesia è come la salvezza in un inevitabile naufragio. Ti resterà l'angoscia che t'assalì nel rischio, ma vivrai. Belle parole queste, che potrebbero appartenere a un poeta colto e imbevuto di cultura classica, o forse a mio fratello, che amò tanto i poeti palatini, e mi dettò il sogno e io qui le trascrivo a sua memoria, non certamente a me che riempio i fogli con parole raccolte dalla strada, fatte di calze sporche, di panni da lavare, e del candilenare degli ambulanti e i banchi del mercato, parole deformate dal peso della merma che ho cercato di ripulire al meglio ornandole con metri del passato, e che non piaceranno ai miei amici poeti, ai tanti facitori di versi incomprensibili che aborriscono il bello quotidiano. Sono un poeta abitudinario che ripete a memoria l'ABC ogni giorno, che si alza, si stiracchia nel bagno a fare i suoi bisogni, sorbisce il suo caffè e rifiuta ogni cosa che esula dal suo mondo e che sopporta malapena l'oggi, che si aggrappa al passato, non ama l'incertezza del futuro, difende a spada tratta i suoi segreti che forse non importano a nessuno, e si siede davanti al suo computer a scrivere le sue verità, ma si sbaglia, corregge e prega a Dio che almeno questo giorno gli sia più propizio. Questa poesia è scritta praticamente usando i metri classici, endecasillabi, settenari e alessandrini, veramente combinati fra di loro. Nei primi 8 versi faccio riferimento a mio fratello. Mio fratello, io ho pubblicato un libro dedicato a mio fratello, Il dono della notte, e faccio un omaggio. Mio fratello morì di cancro al cervello, ma anche lui era un poeta molto caro, a me soprattutto, e traduttore dei classici latini e greci. Aveva tradotto molti poemi dell'antologia palatina e l'opera intera di Catullo. Nelle sue traduzioni egli usava sempre il metro endecasillabo, e questo libro, Il dono della notte, io l'ho scritto tutto in metri endecasillabi come omaggio alla sua persona. Quindi lo ricordo anche in questa poesia. Lui era un poeta che amava la forma classica, amava molto l'endecasillabo, amava molto i poeti latini e greci, la poesia sublime, la poesia alta, mentre io, tutto al contrario, amavo la poesia fatta di parole semplici, di parole quotidiane, di parole che usiamo ogni giorno, soltanto che per abbellirle queste parole usavo questo metro classico, l'endecasillabo, per dare più valore, più alla mia poesia, così. Non so se ci sei riuscito o meno. No, certo ci sei riuscito, ma il bello è proprio questo contrasto tra il cantare, il dire le cose della quotidianità e utilizzare un metro, che è una cosa molto bella anche proprio in memoria di tuo fratello, un metro tratto appunto dalla classicità.
facile, secondo me. Cioè, perché bisogna conoscere veramente bene gli strumenti per dire cose semplici, chiare. Sì, a me è venuto in mente, te lo dico sinceramente, nel genere non c'entra niente, perché poi sono associazioni assolutamente irrazionali. Io adoro Primo Levi e non so perché mi è venuto in mente Primo Levi, proprio per la chiarezza della scrittura e la profondità di pensiero, conosciuto sia come maggiormente come narratore, ma anche bravissimo.